Ciao Andrea, ciao Giuseppe. Ciao Ezio, ciao Giuseppe. Ciao ragazzi, buongiorno. Io ho chiamato perché oggi vorrei parlare di storie, di territori e di viaggi. È un tema che certo, in questi giorni non è certo facile anche un po' da trattare, perché pensare di programmare un viaggio nella situazione in cui stiamo vivendo e viste tutte le limitazioni imposte, insomma, non è una cosa facile, però anche se ora non possiamo magari realizzare un grande viaggio, possiamo parlarne, possiamo parlare dei territori che potremmo andare a visitare e magari pensare a nuovi progetti in prospettiva futura. E soprattutto mi piacerebbe, perché in fin dei conti insegniamo cose molto simili, no? In questo aspetto, confrontare il modo in cui si è viaggiato in passato, esperienze che abbiamo avuto personalmente, ma anche e soprattutto che abbiamo studiato, che abbiamo analizzato. Perché in passato, in fin dei conti, ci sono stati momenti in cui il viaggio è stato limitato come adesso, e c'è una storia che si sviluppa su spazi molto ampi, naturalmente, quindi storia e geografia interagiscono continuamente. Poi è chiaro che il viaggio è un'esperienza personale, soggettiva anche, ma è anche uno straordinario strumento di conoscenza, è uno strumento di confronto, di comprensione dell'altro, del diverso, no? Non soltanto in senso umano, ma anche per l'ambiente, soprattutto per il paesaggio, per i luoghi che noi costruiamo. E quindi sì, è un'esperienza di arricchimento, di arricchimento culturale, professionale, di lavoro, ma è anche riposo, è anche svago, è anche divertimento. E potremmo andare avanti a dargli tante categorie, immagino, no? Però è un viaggio che è connaturato all'uomo fin dalle sue origini. Insegnando la storia capiamo che il viaggio è sempre stato connaturato all'uomo, lo spostamento, no? Ed è importante studiare il viaggio, credo, perché alla fine si collega alle storie del nostro mondo contemporaneo, di cui parliamo proprio nel nostro corso di laurea, no? Con i nostri insegnamenti. Io mi occupo di storia delle scienze, poi anche di storia di un ambiente particolare, quale la montagna. E certo, ci sono stati tanti viaggi di carattere strettamente scientifico, esplorativo, per capire i fenomeni naturali, per consentire agli scienziati di incontrarsi e di confrontarsi, no? Però penso anche ai vostri corsi, cioè vorrei che provassimo così a confrontarci su questo tema comune che è anche così attuale. E, tra l'altro, Giuseppe, tu che insegni geografia, culture e territori, che è un bellissimo titolo che fa capire quello che può essere appunto l'importanza della geografia in relazione alla storia, in relazione al nostro viaggio, alle nostre esperienze. Ho pensato a te quando ho trovato una slide che mi ha colpito. Adesso vorrei farvela vedere, guardate se riesco a condividerla. Vorrei farvela vedere perché è molto particolare. Urca. Beh, La conosci, Giuseppe? assolutamente sì, direi che il Tre d'Unione è il punto di incontro fra le nostre discipline, ovvero fra la geografia intesa come scienza, come studio dello spazio e la storia intesa come studio del tempo. Ok? Se vogliamo, questa è il punto centrale dove le due discipline si incontrano, anche se non possiamo dimenticarci che c'è una differenza sostanziale, per fortuna o purtroppo, fra la storia e la geografia. Quindi, da un lato, voi storici potete contare allo stesso momento sulla storia, ovvero sulle res gestae, sui fatti accaduti e sulla storiografia, che in qualche modo è la visione, il modo di raccontarli quei fatti. E questo crea, diciamo, fin da subito una sorta di separazione tra virgolette, la cosiddetta sedicente realtà della storia e la narrazione soggettiva della storiografia. Per quanto riguarda la geografia, pensate, questa distinzione non esiste. E questo è un po', se vogliamo, l'uovo di Colombo, nel senso è uno dei grandi problemi o una delle grandi virtù della geografia, che in quanto tale viene, se vogliamo, collegata direttamente alla cartografia,
viene spesso definita come la scienza della localizzazione nello spazio, la geografia. E questa localizzazione è una localizzazione, fra virgolette, teoricamente esatta, precisa, la cui scientificità viene offerta dalla carta geografica, che rappresenta lo strumento scientifico per eccellenza della geografia. Ebbene, proprio la mancanza di distinzione che esiste in ambito storico fra la storia e la geografia crea, se vogliamo, il grande equivoco della geografia, grande equivoco che consiste nel fatto di ritenere scientificamente esatte e soggettive le carte geografiche, che non sono invece null'altro che uno strumento interpretativo, un modello di interpretazione nello spazio che è tutto fuorché scientifico. È quanto di più soggettivo e personale possa esistere. Noi, ad esempio, siamo abituati ad una rappresentazione del mondo eurocentrica, proprio quella come quella che ci viene proposta nel primo planisfero in alto. Qua stiamo parlando, Ezio, dell'idea di compressione spazio-temporale che viene proposta da David Harvey, che è un geografo, ma è molto più che un geografo, è un filosofo, è un pensatore moderno, fin dalla fine degli anni Ottanta. Che cosa ci dice Harvey, in buona sostanza? Che con le nuove tecnologie di trasporto e di comunicazione, in buona sostanza, lo spazio rimpicciolisce fino a perdere in gran parte alcune delle proprie prerogative principali. Quindi lo spazio rimpicciolisce fino a darci l'impressione di vivere nel famoso villaggio. Apro e chiudo parentesi, è proprio quel villaggio globale di cui siamo abituati a sentir parlare. Dall'altro lato, Harvey ci spiega come gli orizzonti temporali si accorcino. Quindi la nostra visione non solo dello spazio, ma anche del tempo sia completamente modificata. E gli orizzonti temporali si accorciano fino al punto in cui conta praticamente solo il qui e l'adesso. E il qui e l'adesso, se vogliamo, sono l'animo stesso del selfie, l'animo stesso dei social media, l'animo stesso di Instagram, di Facebook e via discorrendo. E quindi questo ci porta a rivedere radicalmente le nostre percezioni e le nostre rappresentazioni del mondo. E ci porta in qualche modo anche, se volete, a renderci conto in maniera sempre più concreta che lo spazio e il tempo sono la stessa cosa. E se non vogliamo accettare che siano la stessa cosa, sono qualcosa di talmente tanto vicino che diventa sovrapponibile. Ad esempio, io trovo fantastica quella carta che hai sulla destra, è una carta cosiddetta in anamorfosi, e anziché, o meglio, è una carta doppia. I confini esterni in rosso sono dei confini tracciati in maniera tradizionale, cioè sulla base delle distanze fra i punti sulla carta, distanze in termini chilometriche. I confini invece gialli sono i confini della Francia tracciati sulla base non delle distanze chilometriche, ma delle distanze temporali, cioè i tempi di percorrenza. Vedi ad esempio quindi che Lille, che dista diverse centinaia di chilometri da Parigi, ma che è raggiungibile da Parigi con i nuovi TGV velocissimi, Lille è sulla strada per Bruxelles, quindi Parigi-Bruxelles è una delle tratte più battute, i TGV sono velocissimi e quindi Lille è molto più vicina da un punto di vista temporale a Parigi di quanto non possa esserlo un'altra località che è spazialmente più vicina ma temporalmente molto più distante. E l'unione fra storia e geografia qua è straordinaria, perché ad esempio questi primi planisferi ci riportano, che so io, ai grandi viaggi di scoperta di tanti secoli fa. E qua secondo me è forse anche la storia che deve necessariamente entrare in gioco, magari anche a gamba tesa, anche perché queste diverse velocità
riguardano solo una porzione molto ridotta della società, riguardano solo chi in qualche modo riesce a partecipare al sistema delle produzioni e dei consumi. Se non produci o se non consumi, non hai accesso a queste reti ad alta velocità e quindi di compressione spazio-temporale. E questo naturalmente ci riporta, ad esempio, al problema del rapporto fra turismo e migrazioni. Ma quindi mi stai parlando di due modi anche di viaggiare in base alle disponibilità delle persone, cioè della loro collocazione, diciamo, geografico, culturale, economica. Cioè c'è chi viaggia ancora come si viaggiava molti anni fa, alcuni secoli fa, e altri che invece vivono in un mondo diverso di velocità e di immediatezza, troppo eccessiva forse. Cioè, quindi non esiste una globalizzazione ancora di questi argomenti legati alla... Forse esiste una globalizzazione che allo stesso tempo è duplice. Da un lato abbiamo la globalizzazione delle velocità, e dall'altro abbiamo la globalizzazione dei problemi, delle paure, dell'emarginazione, della povertà. Forse da questo punto di vista un concetto chiave potrebbe essere rinvenuto in Grecia. Proviamo a pensare alla Grecia, che da un lato è una meta estiva straordinariamente ritenuta, e dall'altro lato quelle stesse isole sono in direzione opposta, caratterizzate da forti correnti migratorie, se non che le correnti che arrivano dal Mediterraneo occidentale sono correnti turistiche e si trovano in situazioni di grande agio, di grande lusso, di grande consumo, mentre invece dall'altro lato le correnti che arrivano da Occidente sono correnti migratorie e si ritrovano in campi profughi, in totale stato di privazione e marginalità. E se vogliamo, quello potrebbe essere proprio un punto di convergenza straordinario da studiare da questo punto di vista. Hai ragione, perché quando parliamo di viaggio dovremmo sempre ricordarci le modalità che spingono anche contro magari la loro volontà, persone a muoversi, costrette a muoversi, le migrazioni che sono anche dovute a fenomeni di costrizione o di necessità, insomma, è un fenomeno tra l'altro che noi valutiamo in un modo spesso troppo lontano dal viaggio, inteso come appunto conoscenza, no? Invece andrebbe capito nel suo insieme tutto il modo di spostarsi, diciamo così, che noi spesso erroneamente consideriamo già globalizzato, invece è molto più differenziato, come ci stai facendo capire. Grazie, perché veramente questo aspetto legato al rapporto spazio-tempo, alla velocità degli spostamenti, è un tema che, insomma, ci riguarda anche vista la situazione, ancora di più ora, vista la situazione che stiamo vivendo, no? Stiamo forse scoprendo un modo di viaggiare più lento, meno legato alle lunghe distanze, anche perché siamo necessariamente obbligati a farlo, viste le condizioni che stiamo vivendo. E io su questo vorrei coinvolgere anche Andrea. Sì, a proposito proprio di quello che diceva Giuseppe, no? L'idea di pensare gli spostamenti in modo diverso, credo che specialmente anche per attualizzare un attimo le nostre riflessioni, considerando l'emergenza sanitaria, l'emergenza Covid-19 che stiamo attraversando, il nostro modo di spostarci, di vivere l'ambiente, di vivere il territorio e quindi anche tutta la nostra mobilità è cambiata in modo significativo, è stata fortemente alterata. E credo che la crisi sanitaria provocata per l'appunto dal Covid-19 abbia certamente riattivato, rianimato l'interesse verso il ruolo, diciamo così, turistico, culturale, ma anche verso il ruolo economico, produttivo, abitativo, proprio delle realtà locali, no? Magari dei piccoli comuni, dei piccoli, borghi, delle zone montane, delle zone rurali, che vengono percepite collettivamente anche come quelle aree, quelle territorialità che per di più sembrano
garantire, diciamo così, quel distanziamento sociale al quale ci siamo abituati in questi ultimi mesi, anzi ormai un anno di lockdown, quasi di lockdown intermittente, no? E quindi ritengo che proprio l'emergenza sanitaria attuale abbia indotto una vera e propria riscoperta di queste aree che talora, e a parer mio anche in modo errato e decisamente poco lusinghiero, vengono definite come aree marginali, aree periferiche. Ora, non so se vi ricordate, all'inizio del lockdown, nei primi mesi di lockdown, marzo dell'anno scorso più o meno, no? Quindi eravamo più o meno in questo stesso periodo, il dibattito relativo al legame intercorrente proprio tra aree marginali, come lo definite prima, da una parte, e aree urbane, metropolitane, dall'altra, è balzato prepotentemente agli onori della cronaca giornalistica, no? Riconquistando in modo anche prepotente, ripeto, visibilità, specialmente nel momento in cui alcuni architetti, urbanisti, paesaggisti, anche molto noti italiani, hanno messo in evidenza come la necessità proprio del distanziamento sociale, la mobilità, lo spostamento ridotto, l'isolamento forzato negli spazi talora anonimi, angusti dei centri urbani, avrebbe proprio potuto costituire un'opportunità, un'occasione per incoraggiare la riscoperta del territorio di prossimità e quindi del viaggio su brevi distanze, no? La rinascita quindi anche di questi piccoli borghi che talora circondano le nostre città, di questi piccoli comuni che talora circondano le nostre città, penso poi alla città di Varese, basta spostarsi un attimo verso nord, verso la parte settentrionale della provincia, per riscoprire una serie di piccoli borghi prealpini con caratteristiche di bassa media montagna, insomma, no? E questo è valso un po' per tutta la penisola italiana e di fatto è emersa, se vi ricordate, una retorica relativa proprio alla riscoperta di quelli che possono essere i piccoli comuni dell'Italia, anche alpina, appenninica, prealpina, proprio quelle realtà che potrebbero incoraggiare, no? Non solo uno spostamento di prossimità, ma favorire anche quel distanziamento sociale che oggi sembra essere, ahimè, una priorità, anzi circoscrive a tutti gli effetti una priorità. Ecco, qui mi piacerebbe avere anche il vostro punto di vista, no? Non sempre così condivisibile, perché in questo dibattito che è emerso nel corso dei primi mesi di lockdown, si è in più di un'occasione suggerita, no? La necessità di incoraggiare lo sviluppo di queste realtà territoriali attraverso il massiccio intervento proprio della città, no? Addirittura qualche architetto quotato ha suggerito la necessità che le città si impegnassero ad adottare i piccoli comuni limitrofi, le zone di periferia per garantirne, agevolarne lo sviluppo. Ecco, secondo me è un suggerimento di questo tipo non fa nient'altro che alimentare comunque una prospettiva urbano-centrica, no? Però decisamente la situazione che stiamo attraversando può incoraggiare la riscoperta di queste realtà di margine. Ecco, a me piace definirle proprio in questo modo, realtà di margine che possono essere proprio riscoperte attraverso un viaggio slow, lento, un turismo un po' più lento, un turismo diverso rispetto al turismo di massa, su cui magari poi Giuseppe avrà senza dubbio qualcosa da raccontarci, da dirci anche come geografo. Ecco, faccio notare comunque che questo movimento, possiamo dire così, questo forte interesse verso la riscoperta proprio del territorio, delle realtà territoriali, fosse già presente in epoca pre-Covid. Di fatto è interessante notare come nel corso degli ultimi anni
penso proprio a partire dal 2016-2017, sia stata definita una strategia nazionale proprio per lo sviluppo economico, turistico, territoriale anche di queste realtà di margine, delle aree interne, come vengono anche definite. Quindi c'è decisamente un interesse verso un nuovo modo di approcciarsi al territorio e quindi anche un nuovo modo di vivere gli spostamenti, no? Di vivere il nostro legame con la realtà territoriale che ci circonda. Grazie Andrea, veramente, veramente interessante quello che dici, perché sono riflessioni anche sulla lentezza del viaggio verso il locale o verso il marginale, o ciò che erroneamente chiamiamo marginale, perché sono d'accordo con te. Anche il modo in cui si viaggia viene coinvolto nuovamente in questa riflessione, e opportunamente direi, vista la situazione che ci aveva portato a raggiungere, a mio avviso, un eccesso di velocità, no? Avremmo forse meritato delle multe per eccesso di velocità nel viaggiare, nello spostarci e anche nel fruire delle impressioni di viaggio. Ecco, a quello io tengo molto, cioè l'ha accennato prima Giuseppe, la fruizione talmente immediata da farci dimenticare qualsiasi contenuto, conta di più la forma, conta di più la raccolta, la collezione di impressioni visive che vanno alla stessa velocità che noi vorremmo avere anche nello spostamento, una velocità non più umana, forse eccessiva, no? Sotto tanti aspetti, perché non ci lascia tempo per pensare. Ora, il riscoprire il locale vuol dire spostarsi in qualche modo obbligatoriamente su brevi distanze in cui forse non è più necessario attuare quelle strategie di accelerazione che noi attuiamo per arrivare al più presto nella nostra meta che sta magari dall'altra parte del mondo, no? E quindi se già ci dicono che dobbiamo fare 12 ore di aereo ci sembra troppo, mentre sappiamo che stiamo andando magari in Australia, voglio dire, quindi è pur sempre andare dall'altra parte del globo, ma è esattamente il risultato di quel bellissimo schema che avevo trovato, quell'imbuto, no? Che Giuseppe ci ha illustrato, che poi fa pensare a ritornare appunto a viaggiare, non dico con le carrozze, ma quasi in certi casi, perché ci vuole un turismo che riscopre anche queste lentezze che ci riportano indietro nella storia. Però certamente siamo di fronte a un modo di vedere il territorio che può essere, come dire, corroborante, ci può aiutare con calma a ritrovare una serie di, come dire, anche esperienze perdute. A proposito di quello che tu dici, che è molto interessante, l'ho visto anch'io questo dibattito, sul, come dire, trasporre verso il marginale, verso il locale, quello che è il modello, se vogliamo, o l'approccio cittadino delle grandi agglomerati urbani, e quindi anche l'intervento, tra l'altro interessante, di architetti che magari hanno operato in ambito urbano e poi guardano con maggiore interesse a quello locale. Ecco, considero molto importante che si faccia attenzione, perché la mia esperienza di studio, ad esempio, sull'ambiente montano, l'ambiente delle Alpi, ha portato a valutare i problemi legati al voler interpretare o portare modelli esterni, cioè cittadini di pianura, per interpretare luoghi completamente diversi, perché in quel momento sono interessi. In questo momento abbiamo quelli riferimenti lì, li vogliamo andare a, come dire, utilizzarci, perché non possiamo fare altro, ma anche perché li abbiamo scoperti. Però in qualche modo li vogliamo subito modellare secondo i nostri parametri, i nostri modi di vedere le cose, cioè pensare alla città di montagna con i parametri della città di pianura, ad esempio, è una cosa assolutamente sbagliata e pericolosa anche dal punto di vista proprio della complessione corretta. Vorrei su questo poi sapere cosa ne pensa anche Giuseppe, ovviamente. Guarda Ezio, io sono, la domanda che mi sono posto ascoltandovi e ascoltando Andrea in particolare e riconducendo le vostre riflessioni alla geografia, la domanda che mi sono posto è: ma marginale, periferico, sono parole, sono lemmi straordinariamente geografici. Esatto. Ma la geografia, come abbiamo detto prima, non è una scienza della localizzazione esatta, è completamente soggettiva, perché a seconda di dove ti poni, a seconda di dove si pone l'osservatore geografico, la percezione dello spazio si modifica completamente.
Noi siamo abituati, ad esempio, a vedere il planisfero eurocentrico, ma chi abita in Australia, chi abita in Giappone, utilizza un planisfero centrato sul Pacifico. Negli Stati Uniti si utilizza un planisfero centrato sulle Americhe. E anche la speciale proiezione che noi siamo abituati ad utilizzare, ovvero quella cilindrica di Mercatore, è quella che fa sembrare l'Europa grande quasi quanto l'Africa, che fa sembrare la Groenlandia grande quanto l'Africa, generando poi quegli squilibri, perché ogni tanto trovi qualche meme sui social network dell'ultimo politico arrivato, magari sprovveduto da un punto di vista geografico, che mette in paragone carte e superfici che non hanno nulla a che vedere. La domanda che mi ponevo è: ma siamo sicuri che marginale e periferico siano negativi? Perché rispetto ad un sistema schizofrenico nel quale si finisce per essere guidati ed orientati solo ed esclusivamente dall'immagine e dal consumo, o meglio dall'immagine orientata al consumo, forse vivere nelle periferie dell'impero può essere una scelta saggia, oculata, strategica. Ed anzi, proprio quello di cui parlavamo prima, ovvero, fra virgolette, la riterritorializzazione delle aree definite marginali rischia di non voler dire nient'altro che una loro, fra virgolette, ricentralizzazione, cioè rendere centrali aree prima marginali. Ma il rischio concreto è che per renderle centrali vengano, fra virgolette, organizzate, vengano urbanizzate esattamente come le aree centrali. Ed è a quel punto che noi troviamo che i centri, città di quasi tutte le mete turistiche sono analoghi, hanno gli stessi negozi, gli stessi consumi, e a quel punto lì andare magari in un borgo di montagna e ritrovarvi le stesse attrattive, le stesse firme, le stesse offerte che rischi di trovare in città può essere destabilizzante anche proprio per la stessa cultura del borgo. Quindi a quel punto lì, fra virgolette, non si viaggia più andando, ma si viaggia restando a casa, fondamentalmente. Esatto. E questo genera naturalmente crisi, contraddizioni anche proprio nel territorio, spaesamento, perdita di identità. Piuttosto che non, questo secondo me è un ragionamento ancora più stimolante che unisce le nostre discipline. Provate a pensare all'identità del luogo, che viene di volta in volta orientata verso le necessità turistiche. Io ad esempio, vi dico quest'ultima cosa che mi sta particolarmente sul gozzo, come si dice in gergo. Le politiche turistiche della regione Lombardia nell'ultimo quinquennio sono tutte orientate all'attrattività. C'è una legge regionale che cita 50-60 volte la parola attrattività. Da geografo mi vengono i brividi. Sono andato a cercare cosa sia questa attrattività, perché sul vocabolario italiano non esiste. E c'è una nota bellissima dell'Accademia della Crusca che spiega come l'attrattività sia una parola in realtà desueta. Si usava ai primi dell'Ottocento, poi è passata nel dimenticatoio ed è stata recuperata negli ultimi 5-10 anni, soprattutto in ambito economico, per indicare in qualche modo l'immagine del prodotto che deve essere venduto. Quindi l'attrattività è la capacità di un prodotto di generare desiderio e necessità nel compratore. Orbene, fare questo ad un territorio significa scomporre il territorio nel suo significato stesso. Significa in qualche modo ricrearlo sulla base di necessità esogene. Quindi che cosa vogliono i turisti?
vogliono questo, questo e questo. Beh, ma non fanno parte della nostra cultura. Fa niente, lo vogliono i turisti, quindi aumenta l'attrattività. E c'è un libro bellissimo di uno dei, sicuramente dei più grandi geografi contemporanei, che è Claudio Minca, e c'è un libro bellissimo il cui titolo è Spazi effimeri. A quel punto il territorio diventa uno spazio effimero per il turismo. Ok? Diventa uno spazio che viene addobbato apposta per essere venduto ai turisti. E quindi l'attrattività diviene una misura degli spazi effimeri. E io ci penso, mi vengono i brividi, sinceramente, perché significa snaturare il territorio, significa snaturare anche per certi aspetti l'idea e l'esperienza di viaggio. Esatto. Forse siamo semplicemente noi che stiamo invecchiando e non siamo più capaci di ritornare su questa questione, insomma, siamo ancorati a vecchi schemi. Pensate, questo è un dibattito straordinario in geografia, proprio perché la carta geografica, lo strumento carta geografica che è alla base della nascita della cultura moderna e che accompagna l'affermazione dello Stato nazionale basato sulla sovranità territoriale, quella carta geografica lì è sempre più in difficoltà a rendere conto dei nuovi flussi, che sono, come si dice, transnazionali. E quindi la carta, come dicevamo, è tutt'altro che scientifica. È una rappresentazione ridotta, individuata con uno specifico punto di vista, quindi parziale, insomma. E quindi, come dice un altro grande geografo, Franco Farinelli, siamo in un momento nel quale lo strumento carta geografica che ha dato il là alla modernità non è più in grado di rendere conto dei nuovi fenomeni, delle nuove dimensioni. E fino a quando non troveremo un nuovo strumento in grado di rendere conto, il rischio concreto è quello che continuino e si approfondiscano proprio queste fratture spazio-temporali di cui stiamo parlando, insomma. È veramente bella questa riflessione sulla carta, Giuseppe, perché in effetti, se pensiamo a come oggi viene utilizzato lo strumento carta anche per viaggiare, no? Ormai è virtuale, è una carta virtuale. Dovremmo chiederlo ai nostri studenti, che noi usiamo ancora queste carte, diciamo, o abbiamo questo riferimento anche per i nostri studi all'oggetto carta, però è qualcosa di diverso oggi l'utilizzo del supporto, diciamo, cartografico, anche solo per individuare le vie di accesso, le vie di viaggio. È un bellissimo argomento, tra l'altro. Andrea, cosa puoi dire qualcosa su... Sì, io ovviamente sottoscrivo pienamente tutto quello che ha detto Giuseppe. Giuseppe nel suo intervento ha dato un sacco di spunti di riflessione, tra l'altro, su cui ci si potrebbe confrontare ancora per ore, e sono pienamente d'accordo su ciò che lui ha detto. È necessario superare quella visione, quella lettura un po' dicotomica, no? Che contrappone il centro alla periferia, e anche l'espressione di area marginale, di territorio marginale, come giustamente sottolineava Giuseppe, non ha molto significato, anche perché l'idea di marginalità rimanda già a un punto prospettico, a un punto di vista, a una prospettiva, lo diceva perfettamente Giuseppe, no? Quindi credo che sia necessario recuperare questo legame tra centro urbano e territorio limitrofo, leggendolo solo ed esclusivamente dal punto di vista della città, no? E quindi la città che vede nel territorio limitrofo, nel territorio che la circonda, come qualcosa che possa soddisfare ancora una volta le proprie esigenze, le sue esigenze, ignorando per l'appunto l'identità dei territori stessi. Giuseppe ha colto un punto secondo me essenziale, che è quello dell'identità. È ovvio che se noi pensiamo al turismo e agli spostamenti come qualcosa che ci consenta di ritrovare nella zona, nel luogo in cui ci stiamo spostando, quello che abbiamo
nella quotidianità, nella nostra città in cui viviamo, abbiamo già perso in partenza da questo punto di vista, no? Non ha neanche senso spostarsi, no? Invece il significato del viaggio, il significato dello spostamento, per n motivi, sia ben chiaro, è anche quello di riscoprire delle identità territoriali che ci sono, che possono essere diverse e che è giusto che si mantengano. Ma credo che da questo punto di vista negli ultimi anni si stia facendo molto, ci sono diverse realtà territoriali che si stanno animando proprio in questo senso, anche attraverso delle interessanti iniziative di comunità partecipata. È la singola comunità che in modo volontario partecipa alla valorizzazione dell'identità del proprio territorio attraverso differenti iniziative, come le iniziative ad esempio che noi conosciamo molto bene, Ezio, legate ai musei diffusi, all'ecomuseo, no? L'ecomuseo che non è soltanto un'entità statica, un museo inteso nel senso tradizionale del suo significato, del suo valore e del suo senso, insomma. È invece un'entità dinamica, viva, il cui obiettivo non è quello di creare delle realtà morte che vengano messe in vetrina, no, assolutamente. La finalità non è quella di mettere in vetrina un territorio per renderlo, come diceva giustamente Giuseppe, attrattivo. La finalità in questo caso è quello di riscoprire le attività produttive anche di un territorio, no? Riscoprire una filiera locale, un artigianato locale che può contribuire anche alla nascita, allo sviluppo di un'economia territoriale, di un'economia del territorio. Solo in questo modo, secondo me, si può evitare che realtà impropriamente definite marginali si trasformino in luoghi dormitorio in cui alla fin fine non si viva, no? E quindi questa idea di un turismo, di una riscoperta dei territori di prossimità significa anche conoscere l'identità di una comunità e vivere a contatto con la comunità, non semplicemente ritrovare, soddisfare diciamo delle esigenze personali e basta. E certo, guardate, tutti questi argomenti sono importanti, ma dovremmo cercare di condividerli con i nostri studenti, magari in una condizione, come dire, di collaborazione e di interazione. Cosa ne dite se ci ritroviamo auspicabilmente in un futuro prossimo sul terreno, cioè fisicamente, su in qualche luogo anche limitrofo al nostro e certamente marginale, periferico in senso buono, per poter ragionare di questi argomenti insieme e condividerli con i nostri studenti? Io credo che proprio questo potrebbe essere, come dire, il risultato della interazione, della collaborazione fra i nostri insegnamenti. Quindi io vi ringrazio e vi saluto, dandovi appuntamento appunto a questa prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao. 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 Ciao.